come aveva lasciato presagire l'avvicinamento di Delia Duran ad Antonio Medugno, e qualcosa che lei ha bisbigliato al suo orecchio prima dell'ingresso di Alex Belli. Si è creata una nuova dinamica a tre dentro la casa del GF VIP, dopo essere rientrato al reality, ma non in gioco il 14 febbraio. L'attore parmense, oltre a chiarire con Delia e Soleil, ha anche cercato di conoscere i geffini che sono entrati dentro la casa dopo la sua squalifica. E tra i nuovi concorrenti con cui è stato più disponibile, non è passato inosservato il feeling da subito instaurato con Antonio Medugno. Belli infatti ha conversato molto con lui, al quale ha rivolto anche dei complimenti per come si è comportato con la moglie, malgrado le continue provocazioni della Duran. L'attore, conversando con il TikToker, gli ha fatto un discorso con cui ha spiegato meglio la natura del rapporto con la moglie. «Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con Delia. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. Una che mi dice a me, piacerebbe chiamare un'amica con noi. Poi c'è anche l'amore libero in camera, ok? Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti. Vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme». Queste le parole di Belli indirizzate a Medugno. Dopo questo discorso distensivo, Alex Belli ha sorpreso tutti esclamando: «Quello che ti ha detto per me ci può stare», facendo riferimento ad un commento che ha indispettito i fan del GF VIP, ossia la clamorosa rivelazione sussurrata dalla venezuelana che ha fatto intendere di voler provare con il giovane ed il marito qualcosa insieme. Anche in questo caso pare sia stata tirata in ballo una certa attrazione chimica, ma sempre di natura artistica. Così, dopo la proposta ironica della Duran, è arrivata quella più seriosa di Alex Belli, che ha confermato la sua mentalità aperta e votata all'amore libero. Lei però dice altro perché va in overbooking. Come quando lei ha detto «mi piacerebbe farlo con te Antonio» e Alex «ok, per me ci può stare». Ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF VIP. Lo ho le spalle coperte perché questa cosa dell'amore libero non era mai stata raccontata ed esposta. Però per quanto riguarda me e lei sposta il racconto di quello che noi siamo. In soldoni noi abbiamo fatto giochi e incontri. Ma la verità è che la maggior parte delle cose le facciamo da soli io.